Gliel'hanno data sicuramente
i suoi genitori in vita con, diciamo così, l'istruzione e la cultura che le ha permesso di comportarsi in questo modo e forse da lassù con una mano sulla destra. Io sono qua a rappresentare insieme a voi presenti, vi ringrazio, tutta la città che sono sicuro si unisce, si è unita in questa settimana al dolore delle famiglie delle vittime. Tutti non potevano essere presenti anche per le loro ricordi, infatti abbiamo con un po' di titubanza deciso di fare questo piccolo ricordo, questo ricordo a memoria delle vittime questa mattina, perché con le norme Covid qualche piccola, diciamo così, dubbio se farla ce l'avevamo, ma è stato giusto così perché è un momento difficile, per la città, e quindi la solidarietà che noi vogliamo portare, la solidarietà di tutta la città, è un momento importante. Io tra pochi minuti smetterò, anzi penso di essere molto breve, perché non è questo il momento di fare dei discorsi, ci sono delle indagini in corso, ci sono tante cose da chiarire, ma non è questo il nostro compito è quello di essere una comunità che, come è stato in questa settimana, è stata una comunità che ha rispettato il dolore della famiglia, una comunità che si è unita nel silenzio di una solidarietà importante, di una vicinanza importante. Dicevo, adesso se qualcuno se la sente, ha voglia di ricordare, di dire anche semplicemente le sensazioni che ha avuto in questa settimana, io sono ben contento di cedere il microfono, questo mi rivolgo anche ai componenti dell'amministrazione comunale. Voglio semplicemente dire che mai come in questo momento la comunità cittadina ha dimostrato un senso di compattezza. Forse in altri momenti magari ci sono stati qualche scollamento, ma oggi, in questa settimana, veramente ho visto una comunità, e per questo ringrazio veramente tutti, una comunità cittadina matura, che ha saputo, nel dolore, ha saputo rispettare quelli che sono così i canoni del buon senso e del rispetto. Veramente grazie a tutti. Questo è un insegnamento che noi prendiamo, dobbiamo fare nostro, e dobbiamo far sì che questo ci permetta di guardare avanti nonostante il dolore brutto, terribile e drammatico di questi giorni. Grazie a tutti. Allora lascio la parola e ringrazio ancora per essere qui Francesca Tighiera, che vuole salutarvi e ringraziarvi. Per questo momento non avevo preparato nulla. Le parole di ieri sì, mi sono venute in una notte, erano d'obbligo verso una metà fa. Però ecco, mi sento in questi giorni veramente questa forza, anche la forza di parlare pubblicamente, che non è da me, probabilmente è davvero così come ha detto il sindaco, ma una capa dall'altro mi stanno dando questa forza e anche la forza di parlare. È una tragedia per me, ma è una tragedia per tutta la nostra città. Mamma e papà hanno sempre vissuto qui, amavano Rivarolo, papà è nato qui a Rivarolo e vivevano bene qui, perché è una cittadina in cui si vive bene, ecco. Tutto ciò che può essere violenza è sempre stato visto come una cosa molto lontana da questa realtà. Il mio ringraziamento va a tutta la cittadinanza di Rivarolese, perché veramente in questi giorni ho ricevuto tantissimi messaggi di ricordo, di vicinanza a me. Non ho potuto rispondere personalmente a tutti quanti, ma li ho letti tutti nelle notti. Messaggi che mi sono arrivati da Rivarolo,
da tutti i conoscenti che abitavano anche fuori dall'Italia, dalla Svizzera, dalla Francia, addirittura dagli Stati Uniti. Da Pomposè, il nostro paesino dove abbiamo una casa in montagna, in Valle d'Aosta, e che loro amavano tanto trascorrere le vacanze estive. Ringrazio tantissimo le forze dell'ordine, i carabinieri che nella notte di sabato scorso sono stati i primi ad aiutarmi. Io e la mia famiglia abbiamo, come dire, sempre avuto anche verso appunto i carabinieri una forma di grandissima di rispetto e di onore, perché mio nonno, il papà di mia mamma, lo è stato carabiniere, e quindi abbiamo grandissimo rispetto verso la divisa che indossano. Mia mamma lo aveva tantissimo e questa cosa l'ha sicuramente trasmessa anche a me. Non solo i carabinieri, ma anche i vigili del fuoco, la Croce Rossa, tutte le persone che sono intervenute per appunto aiutarci sabato scorso. E questo è quanto. Un grazie a tutti voi davvero. Io penso che se non ci sono altre persone che vogliono fare un ricordo o un intervento, penso che possiamo chiudere qui questa, diciamo così, inizio di giornata dell'uso cittadino, chiedendo a tutti coloro che hanno le attività aperte oggi a livello di a modo loro, in base a cosa ritengono opportuno, di ricordare con un minuto di silenzio, con un simbolo, con qualcosa, questo momento di difficoltà, questo momento di lutto cittadino. Penso che il modo migliore proprio per ricordare le nostre quattro vittime sia quello di continuare quello che abbiamo fatto in questa settimana, ricordando nel silenzio, nella semplicità, come siamo noi cittadini di Rivarolo. Grazie veramente a tutti.